Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi farò vedere come imbeccare questi pappagalli, che sono di due razze diverse, di due specie diverse. Abbiamo dei grandi alessandrini che diventeranno come Pepito e Spike e delle calopsiti. Quindi lascio il video, guardatelo tutto, mi raccomando, che può essere utile sia per quelli inesperti, che per esempio la femmina li abbandona al nido, come queste calopsiti di cui la mamma ha abbandonato la cova e quindi sono rimasti senza cibo. Per fortuna siamo riusciti a salvarli, e appunto questo video sarà utile a queste persone, anche quelli che magari vogliono imparare a imbeccare a mano. Non lo consiglio proprio di allevarli a mano, perché richiede molto impegno, cioè imbeccarli tutti i giorni, dalle 4 alle 5 volte al giorno, anche quando sono piccoli anche 8 volte. È un impegno enorme e dopo va fatto con molta cura, perché si rischia di fargli del male. Detto questo, ci sono due tipi di imbeccato, quello a siringa, cioè tutte e due a siringa, e anche quello a cucchiaio, però noi usiamo quello a siringa. Cioè quello a siringa, che gli si appoggia la siringa all'interno del becco, circa 2-3 mm, mezzo centimetro all'interno del becco a seconda della specie, e si dà piano piano il cibo. E sia il metodo della sonda, che però io non lo faccio, io non lo consiglio ragazzi, perché basta poco che si sbaglia e si fa fuori l'animale. In pratica una sonda che va giù nel gozzo e si riempie più velocemente, però ragazzi è un metodo che io non consiglio, perché se va da un'altra parte al posto che andare nello stomaco questa sondina qua e li mettete la mangime, poi un casino, vi muore l'animale. Dopo poco non riuscite neanche a portarlo dal veterinario, secondo me. Poi comunque lo devono operare, fargli tutta una cosa enorme. Quindi io vi consiglio di farlo a siringa, che è il metodo più facile. Oppure c'è anche quello a cucchiaio, che si prende il cucchiaio e si mette sul becco e loro bevono e loro mangiano, vedete, che arrivano qua. Quindi detto questo, vi lascio il video e niente, guardate il video. Allora, bisogna tenere sempre la siringa alta, fare entrare la siringa dal lato e schiacciare pochissimo, farne entrare veramente poco di mangime. Vedete che qua che si vede che scende il mangime, quando vediamo che è sceso dargliene altro. Ci vuole un bel po' di cautela, perché sono da piccoli molto fragili. Ok, poi sentiamo il cozzetto duro, sono ancora un po' morbido. Vai su. Ok, andiamo da mangiare finché non ha il cozzetto bello duro, non durissimo, perché sennò rigurgita il cibo. Ok, vedete, piano piano, un pochino, prendiamo la siringa e va bene. Niente, ci vediamo quando li ho imbeccati tutti. Eccoli qua, abbiamo appena finito di dargli da mangiare, il telefono si è spento prima di finire di imbeccarli tutti, però vabbè. Mi raccomando, a fine imbeccata vi ricordo di fargli qualche leggero massaggino, proprio leggero, 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 tipo dei grattini, in modo che le bolle, io li ho già fatti, le bolle che hanno sotto sul gozzo, nel caso abbiano delle bolle di aria, vengano in alto e poi loro fanno tipo dei ruttini e le buttano fuori queste bolle, vedete? A volte capita. Adesso questo qua ancora fame, però io non glielo do perché hanno il gozzo duro. Poi vi ricordo di tenere sempre l'ambiente umidificato, vedete che ci sono questi stracci bagnati tutto intorno, c'è anche l'acqua lì, vedete, tutta quest'acqua, in modo da tenere ben umidificato. La temperatura, ragazzi, varia da animale in animale. Io la mettiamo sotto metà alla lampada. Se gli uccelli hanno caldo si spingono tutti contro la parete, quindi si fa così e si sposta. Se invece hanno freddo, se hanno invece troppo caldo, che si capisce di solito quando hanno l'afa, che proprio fanno, soffiano con la bocca, cioè tengono il becco aperto. Adesso questi qua non ce l'hanno, tengono il becco aperto, è come se sbadigliassero, però continuano continuamente, non so se è giusto in italiano, comunque continuano così, e come se dovessero vomitare, ma invece perché hanno caldo e vogliono espellere il calore più in fretta. Quindi loro si sposteranno tutti più di qua, e quindi spostate un po' la vasca di qua, che può essere utile. Per questo allevamento richiede veramente poco, però mi raccomando, ancora ragazzi, io non ve lo consiglio perché ci vuole un sacco di impegno. Questo video è soprattutto utile anche per quelli che hanno
è successo come queste calopsite che le mamme hanno abbandonato la covata per vari motivi, tipo sono state stressate, eccetera, e quindi può essere utile per salvare la vita a questi piccoli animali. Detto questo, io vi saluto, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!